Dunque, Presidente, oggi si dà voce a una condizione non molto conosciuta, ma abbiamo visto purtroppo molto diffusa. Qual è il significato di questa iniziativa e perché una comunità proprio qui a Cavaso? Beh, la comunità qui a Cavaso è perché abbiamo riconosciuto come territorio uno dei territori migliori per creare dei processi di relazione anche con persone con disabilità. Poi abbiamo scelto di inserire in questa comunità autistici, adulti e quindi su questo siamo stati tra i primi in Italia a lavorare sull'autismo adulti e sulla base di questo diciamo che oggi la bella giornata è che stiamo sposando la comunità nel territorio, non è solo una casa in mezzo a altre case, ma è anche una vita di territorio. Ecco, la comunità si è resa disponibile a capire e a sostenere questo tipo di impegno? Ma direi di sì, prima di tutto noi non possiamo dire solo che del bene nella gente che ha saputo il giorno che abbiamo aperto questa comunità 6 anni fa, ci ha accolto e non abbiamo mai avuto nessun problema, anzi abbiamo solo avuto aiuti. Poi abbiamo avuto un riconoscimento ufficiale, diciamo, da parte dell'amministrazione, ma oggi quello che si sposa è che l'amministrazione pubblica identifica la casa e la considera come uno dei punti di riferimento di un patrimonio sociale e quindi si sposa nella comunità. Il nostro obiettivo è quello che sull'autismo abbiamo investito molto, sulla ricerca, sulla sperimentazione. Questa casa nasce dal professor Moderato, che era una eccellenza della ricerca a livello nazionale e internazionale, che è morto per Covid proprio qualche mese fa. E noi nella sua memoria abbiamo intenzione di sviluppare questa attività, questo rapporto e stiamo lavorando in questo momento di una progettazione di raddoppio della struttura, ovviamente nel rapporto con le varie ULS sul quale stiamo collaborando, e poi c'è da tenere presente che noi stiamo lavorando molto bene anche a domicilio, quindi con i bambini piccoli a livello domiciliare. Quindi diciamo che la ricerca e l'impegno soprattutto degli operatori hanno dato un grosso risultato poi di una continuazione di questa attività e di questo servizio. Dunque, Sindaco, un anello per ogni famiglia, per ogni pensiero dedicato a questa comunità. Come ha reagito la comunità di Cavaso del Tomba e di Possagno? Beh, ha reagito in maniera splendida, vedete, ci hanno detto con queste catene potremmo arrivare da qui al municipio, ed è vero, una partecipazione che mi allarga il cuore. Perché finalmente rendiamo visibili gli invisibili e i temi invisibili, quelli che è un po' difficile mettere in evidenza. E siamo qui per esprimere vicinanza, è quello che di cui loro hanno bisogno. E di questo ringrazio in maniera particolare la dottoressa Tonetto, che è stata il motore pulsante dell'iniziativa, e questo ci permette di dire che questo tema diventa il tema di tutta la comunità di Cavaso. Ecco, a proposito di visibilità, abbiamo visto ieri sera il comune che si illuminava di blu. Ecco, e qui ringrazio l'assessore Cortesia e il vice sindaco Diomedes, che hanno messo in piedi questa bellissima iniziativa e apprezzata da tutti. Vediamo che ci sono giunti apprezzamenti in maniera consistente da Cavaso e da fuori Cavaso. Ecco, è un'immagine d'impatto. È stata una bella iniziativa e anzitutto ringraziamo tutti coloro che si sono dati da fare proprio per creare questi anelli, queste catenelle, che vuol dire proprio leghiamoci assieme per aiutare l'autismo, per capire che questo è un disturbo che riguarda determinate persone ma che interessa anche tutto il territorio, quindi tutto il territorio è solidale con questa patologia ed è bello sensibilizzare le persone affinché si rendano conto che assieme si può fare la differenza. E come vedete oggi questi colori che esplodono, tra il colore blu che è il colore quello dell'autismo e tutti gli altri colori, indicano proprio le persone che unite possono dare e fare tanto.
Beh, spazio, direi che c'è una prateria di spazio per far conoscere. Questo è un esempio di quello che si può, mettendo assieme il pubblico e il privato, di quello che si riesce a concentrare e a sviluppare. Penso che questo sia una base di partenza, parlavo con il Presidente. Hanno già deciso di ampliare e cercare di raddoppiare. Lo spazio c'è, la risposta oggi, soprattutto da parte dei cittadini, è formidabile, perché vedere tutti questi cerchi e l'attenzione, soprattutto in un momento così particolare e così difficile per l'autismo, perché loro stanno pagando il prezzo più alto, perché non si riesce a spiegare il perché non possono più avere i contatti, non possono più uscire, quindi loro sono le persone che stanno pagando dal punto di vista sociale il prezzo più alto, quindi lo spazio lo dobbiamo trovare e siamo noi che dobbiamo cercare di sviluppare questo.